Ragazzi, bentornati in questa figata di progetto che però dura, dura ragazzi, in quanto... Signore, leggevo in chat persone curiose che prima ancora che partisse lo stream si chiedevano, ma quanto manca alla fine? Ormai sta per trovare Abby, sta raggiungendo Abby, ci siamo. Posso dire, è naturale pensarlo. È naturale pensarlo. Ed è bellissimo leggervi, è bellissimo vedervi, è bellissimo rivivere questo dal punto di vista del prossimo e di chi mi segue. Stavo pensando se dirvi o meno la percentuale a cui siamo, ma non lo farò. Non vi dirò la percentuale a cui siamo. Chi ha visto la mia effigie però si sarà fatto un'idea quando ho parlato del fatto che dura veramente più di quanto ci si potesse aspettare mantenendo quel tipo e quel livello di qualità. Poi ne parleremo a fine viaggio dei se e dei ma. Ok? Sulla quantità e il giudizio che si può fare a riguardo. Ma lasciamo ai blind la sorpresa. Mi raccomando, ragazzi, sia su YouTube che qui su Sutorima. Ok? Attenzione. Eccoci qua di nuovo con Ellie. Purtroppo in realtà è in mezzo a una tempesta. Sembra proprio che non si possa aprire la saracinesca. Ok, come faccio con questa sbarra in mezzo? si fa. Che strano. Avete ragione, scusatemi ragazzi. La chat mi stava avvisando che non era apparsa la storia su Instagram. Nonostante l'avessi fatta. Per ora abbasserò il volume di gioco a causa del rumore della tempesta. Ah, non è vero, c'è la storia su Instagram, me l'avete fatta fare doppia. I trusted you. Allora, ho abbassato un po' il volume, eh. Sentite i rumori. Come tutto ormai è completamente abbandonato a quello che sono le forze della natura. Guardate la luce che è proprio di quello che è il colore della tempesta sul mare. Cioè, vedete proprio il riflesso dell'acqua sui metalli. La luce del cielo grigio sulle pozzanghere. Mi piacciono un sacco a me queste cose. Creano l'umore, non solo in The Last of Us, fa parte di quello che è l'art direction di un'opera. Cosa abbiamo qui? Potremmo non sentire degli infetti, a causa della tempesta. Stiamo molto attenti a quello che ci troviamo dinanzi perché ora come ora, quello che è sempre stato dalla nostra parte, ossia il silenzio, il poter sentire i click e così via, non c'è più. Non c'è più. I giochi. Secondo voi? Nah. Non c'è fisica, vero? Nah, non c'è. Ok, non è vera fisica, ma... Wow!
Completamente inaspettato, devo essere onesto. Ero abbastanza convinto che non ci sarebbe stata. Visto che non puoi interagire con tutto, no? Cioè, qui non c'è una sparatoria. Di morte orribile. Guardate che la mandibola, l'osso della mandibola. Uff. Spietate. Guardate il banco. Nethil, grazie. Zyron, grazie anche a te. Mergo, Wolfandak, Gabbo, John, Inter Simone, benvenuti a tutti. Grazie di cuore. Allora, io direi. Sto un po' abbandonando la revolver a se stessa. Però. Io direi, ormai, così vicini al nostro obiettivo, di puntare. Alla verticalità dei potenziamenti. Non potenziare orizzontalmente altre armi, ma migliorare quanto più possibile quelle che già abbiamo. Molto bene. Così abbiamo entrambi i fucili con capacità aumentata. Per ora vi tengo il volume basso, ragazzi, ma poi lo alzeremo. Alzo un po'. Quanto bene sono fatti i Blowwater. Quanto più belli sono rispetto ai Grunt giganti e un po' più forti lanciagranate del primo. Il modo in cui sfondano gli oggetti, li caricano. Belli. Ce la siamo cavata bene per essere a difficoltà difficile, però. Mi aspettavo molto peggio. Diciamo che avere il coraggio di scaricargli addosso i colpi. L'abbiamo fatta flawless. In blind non andò così liscia. Poi un bloater ci mette praticamente un decennio a svilupparsi. È roba seria. Oh?
cos'è? Un bug? Ah, è un bughino, eh? Scusate ragazzi, ho dato un po' di attenzione alla chat, ma in blind non avevo trovato questa cosa. Ah, ok. Si sono dimenticati di togliere un prompt, perché c'è un cadavere là sotto. Ok. Ok. Ah, è il carrello che abbiamo preso prima. Andiamo. Che oggi ce ne saranno delle belle. Oh, se ce ne saranno delle belle. Kazakhbrite. Questo è cattivo, è rosso. Home planet? Home planet? Rimasto orfano durante la guerra civile di Titano, il giovane Kazakhbrite giura di vendicarsi contro la Future Alliance, la Future, che riteneva responsabile per lo scoppio del conflitto. Negli anni divenne un celebre ingegnere delle comunicazioni, trovò impiego alla Spark 2100 e sviluppò una tecnologia a segnali quantici che permetteva trasmissioni istantanee su lunghe distanze. Nonostante il vantaggio, la Spark continuava ad inellare sconfitte contro la Future. Così, dopo aver esteso il raggio del comunicatore quantico ben oltre i confini del sistema solare, Kazak ha iniziato a cercare qualcuno in grado di aiutarlo a ottenere vendetta. Criminale neutrale. Benvenutici all'Uluar. Questo è il piano superiore. Siamo tornati per fortuna. The plot thickens. Non riesco a respirare. Troppo orrore. Ci siamo fermati in questo rudere per recuperare qualche scorta dall'ultimo minuto e siamo stati assaliti da un grosso demone. Stava per afferrarmi quando Zachary gli è balzato davanti, colpendolo con l'accetta. Il demone l'ha afferrato per la testa e gliel'ha strappata a metà. Non c'era più niente da fare. Sono scappato. Non sono un codardo. Non c'era altro modo. Ora sono solo. Ma devo portare a termine il viaggio. Raggiungerò l'isola per unirmi ai miei nuovi fratelli e sorelle. Troverò i genitori di Zachary e onorerò il suo nome, Jules. Temo che non ci vedremo mai più. Pregherò per te. Addio, amico mio. Abbiamo quindi avuto un approfondimento di quello che abbiamo trovato prima. E i Serafiti chiamano determinati individui demoni. Una vera e propria semplicistica setta sembra. Facile vederli come pazzi ostili per i lupi. Dobbiamo trovare altro da leggere per poter capire meglio il quadro della situazione. Sì. Vediamo
vedo che la chat coglie talmente velocemente che a questo punto rimuovo il velo di Maya. Sì, parlano degli infetti. Per loro gli infetti sono chiamati demoni e chiaramente non sono, o forse sono, tutti individui nati post-pandemia. Possibile che la loro separazione da quello che è la storia li abbia resi in qualche modo più vicini all'idea di volerli chiamare in modo così alieno per impedire la sensazione di uccidere ex esseri umani? È un po' complesso, ma sono curioso di vedere, proseguendo, come potremo scoprirne di più. La forza fisica dei bloater, dopo tutto, l'abbiamo conosciuta. Eccoci qui. Finalmente. Ciao, Paride. Ci sono quasi. Guardate. Questa in realtà non è una scena in stile Uncharted, anzi molto, molto, molto realistica. Certo, probabilmente avrebbe perso molti più oggetti dallo zaino, però. Ragazzi, questo è l'acquario. Seattle. Acquario. Waterfront. Ellie è veramente arrivata all'acquario. Si sente quasi aria da boss finale. Ok. Abby, dove sei?
Ci sono. Completamente abbandonato. Una vasca esplosa. Cos'è questa roba? Quanto mi sento di dover trattenere, ragazzi, ne riparleremo. Merda. Un cane da guardia, però. Ci ha attaccato. Un tavolo operatorio? Dio. Guardate quanto sangue. Cosa è successo qui? Thank you.
abbiamo. Abby, ti avevo implorato di smetterla. Te la sei cercata. Ok. Sta vivendo qualcuno qui. Ah. Oh. Ma dai. Owen è una ex luce. È una ex luce. Quindi nei lupi ci sono numerose ex luci. Vivo da quell'isola. Quante volte ha rischiato la vita per te? È una sua scelta, io non ci vado, cazzo! Allora resta! Torna indietro! Fanculo, Owen. Mani in alto! Dov'è Abby? Sei la ragazza di Jackson. Ditemi dove è andata! E se poi ci uccidi? Se accetti di parlare, ti uccide. Voi ne uscirete vivi, mi interessa lei. Cazzate. Tu. Vieni qui. Muovi il culo, cazzo! Indica sulla mappa dove si trova. Poi fallo tu. Vi conviene essere d'accordo. Ok. Che cosa fai? Tanto sarà già morta ormai. Non ne vale la pena. Fermo! Possiamo parlare. Non ti avvicinare! Indicami dov'è. Dimmi dov'è, cazzo! Owen! Dimmi dov'è. Dove cazzo è? Ehi! Tom! Ehi!
Andiamo. Andiamo. Va tutto bene. Siamo arrivati ad una scena importante, una delle più importanti in realtà, per quanto ce ne sono più di quanto potreste sospettare. Allora. Fondamentalmente Ellie qui si sta rompendo, è stata già particolarmente provata dal viaggio per arrivare all'acquario, ok? È veramente stanca, è arrivata al suo obiettivo sperando di trovare Abby, ma era completamente svuotata, stordita, un poco... già fuori di sé dopo quello che tra l'altro ha fatto a Nora, però stava raggiungendo il suo obiettivo e si vede che dopo l'aver comunque iniziato questa folle, incredibilmente ossessiva vendetta, perché non si ferma nonostante tutti i segnali del fatto che sembra poterne non valer la pena. Prima Tommy che esplicita il fatto che non è una buona idea perché potrebbe mettere in pericolo Jackson. Poi la scoperta che i lupi sono un esercito, il fatto che Tommy sia molto più simile a lei e o Joel, di questo ne riparleremo, di quanto non si supponesse perché fondamentalmente parte prima, non riesce a sopportare l'idea di lasciare impunito quello che è successo al fratello, quindi parte in maniera estremamente violenta e violento risulta essere, l'abbiamo scoperto. Però Ellie, a differenza di quello che ha fatto prima di questo momento, giunta all'acquario, è veramente, veramente provata. E quindi sembra davvero sincera nel dire: a me interessa Abby. Basta fare massacri. Però è stanca e fa il più pericoloso errore da fare con un'arma da fuoco: avvicinarsi a chi non ce l'ha. Fondamentalmente. Noi non abbiamo mai conosciuto Mel, ma abbiamo parlato un po' con Owen, il ragazzo appunto con cui Abby sembrava in qualche modo avere un rapporto. E a quanto pare non si sono minimamente fidati. Chissà se per esperienza con le Iene o per quello che i lupi gli hanno insegnato, o hanno insegnato loro appunto. Però Ellie è stata pronta, ha reagito come poteva e doveva reagire, visto che stavano cercando perlomeno Mel di ucciderla, per paura, per quel che sia. Owen si avvicina, ma lei glielo lascia fare, mentre si avvicina a Mel. Non è così complesso. La dinamica è molto semplice, non cerchiamo per forza i pelini nell'uovo per poter fare un contraltare a una descrizione abbastanza semplice analitica di una scena. Non è una scena complessa. La complessità è capire come si può sentire Ellie nel momento nel quale scopre che Mel è incinta. D'altronde Owen
è morto male, è morto molto, 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 molto male. E Ellie è riuscita a salvarsi, ma non l'ha gestita in maniera molto attenta, molto preparata, perché non è un militare, non è un soldato addestrato, e ha agito d'istinto e per quello che è comunque la paura. Una cosa che si tende spesso e volentieri a fraintendere in queste storie è la distinzione fra quello che è davvero la situazione che sta vivendo il personaggio e quello che il giocatore pensa di poter pensare a freddo. È lo stesso motivo per il quale spesso si dice, a livello di quello che è la dissonanza ludonarrativa e così via, ma perché Ellie sta così male quando uccide Mel e poi ha ucciso un sacco di gente prima, no? Una di quelle tiritere infinite, forse una di quelle un po' più comprensibili e discutibili senza che sia una stupidaggine totale. Il fatto è che spesso e volentieri in una situazione nella quale hai un plotone di soldati o comunque di esseri umani addestrati e molto violenti che cercano di ucciderti, andare alle loro spalle, sgozzarli per sopravvivere e continuare nel tuo viaggio nel mentre hai altre quattro persone che cercano di trovarti per farti a pezzi, è un po' diverso rispetto a quello che è successo bene o male dinanzi ai suoi occhi quando la sua intenzione iniziale era non uccidere. Stavolta lei ha avuto bisogno di difendersi e istintivamente ha ucciso perché ha subito la stessa cosa, ma era già spezzata prima con quello che ha fatto Nora, che ha fatto a Nora, e ora è riuscita a tornare al teatro grazie a Tommy, completamente sconvolta, e ha cercato di avvicinarsi a Dina un po' perché è praticamente la sua ancora, capite? Però Tommy sta bene, lo abbiamo trovato. Però Abby non c'era. Dinanzi, ora, state molto attenti a non spoilerare, ma... Esatto, in inglese si sente farfugliare... pregnant, però si capisce, l'istinto lo capisci, perché lei, è ovvio che non parla di Abby, però quando parlano di Abby dicono, nessuno è mai tornato vivo da quell'isola, sarà già morta, parlavano di Abby, pensavano che Abby fosse morta, e magari lo è ancora viva, la vendetta di Ellie sta per essere spezzata dal fatto che Abby è morta per conto suo a causa del tradimento nei confronti dei lupi, presunto tradimento, se n'è andata, loro erano separati. Che diamine sta succedendo dall'altra parte? E perché non ne sappiamo nulla? Perché il nostro punto di vista è di Ellie ed è molto realistico che lei non abbia visione onnisciente. Il montaggio e la narrativa non vuole portarci dai lupi per vedere il contraltare della storia. Ed è interessante, in molti film questo è un difetto, per esempio quando magari c'è un'invasione aliena e vedi soltanto la città americana e il resto non conta, no? Dici, ma cazzo, ma il resto del mondo che sta facendo? Qui è interessante. La narrazione è giusto che sia dalla parte di Ellie, è solo Ellie. Quello che succede nei lupi magari lo scopriamo attraverso i fogli e altri dialoghi secondari. Insomma, in situazioni come quelle è effettivamente difficile essere completamente razionale a differenza di un giocatore. Anche se abbiamo visto in questa storia che i giocatori molto razionali non lo sono. Quindi, secondo voi, rispondete soltanto, io avevo una mia idea in blind, ovviamente, avevo visto questa scena. Secondo voi, risponda solo chi è blind, ok? Ellie, in questo momento, dopo essersi stesa con Dina, aver visto che Jesse sta bene, Tommy, e così via, ok? Bene. Cosa farà? Molla? Torna indietro? Ne parlerà con Tommy per lasciar perdere? Diventa ancora più violenta, in qualche modo perde il controllo dinanzi al senso di colpa e dice a questo punto vado fino in fondo e faccio un casino? Che cosa farà secondo voi? Non sa più dove sia Abby, non ha più punti di riferimento e tutti i suoi amici sono morti, li ha uccisi lei.
Magari cercherà di capire quali isole sono vicine a Seattle? Fantastico, stanno rispondendo davvero i blind e non ci sono quei gruppi di finti furbetti. Bravi, bravi che non siete blind. Chi non è blind è stato molto bravo. Grazie. Ricordatevi sempre che questa cosa che fate, il vostro supporto nei commenti, è contenuto. Rendete l'analisi anche quello che è. Attenti. No spoiler. Non credo di poterlo tollerare. Fa troppo male. Come se lo tradissi andandomene. Ma in fondo, riguarda ancora lui. Lui vorrebbe che andassi. Darebbe priorità alle persone che ama. Vedete quanto c'è della personalità di Ellie tramite il diario? Chissà quanti hanno letto queste cose. Chissà quanti hanno. Stanno parlando di. Forse Tommy sa qualcosa, forse Tommy sa qualcosa. Forse. Qui invece? Di qui? No, è inutile, sarà tutto ricoperto di neve. No, il tempo di arrivare si sarà Avete sciolto. visto il dialogo interattivo e dinamico? Dove vai? Incredibile, Mi serviva aria. Voi che combinate? Non si dorme. Dai un'occhiata qui. Pensavamo di tornare via Ellensburg. Se domani arriviamo a Fall City, è fatta. Ehi. Hanno avuto ciò che meritavano. Però lei è ancora viva. Sì. Va bene per te. Deve per forza. Non muoio dalla voglia di passare di nuovo dall'Idaho. Preoccupati piuttosto di come ti accoglierà Maria al tuo ritorno. Le ho fatto di peggio. Comunque, in uno dei quartieri eleganti della città ho trovato una collana. Luccica parecchio, penso sia oro vero. Pensi sia oro vero? Sì, è oro. Vediamola. Guarda che so riconoscere l'oro. Allora diciamo che è da parte di tutti? Ah, perché non ti trovi un regalo da solo? Come stai? Bene. Ellie. Bene. Grazie per essere tornato per me. I guai dei miei amici sono i miei. Come la fai tragica? Beh, allora diciamo che
Mi diverto a tirarti fuori dai guai. Così va meglio. Merda! Jesse! Alzati! Cazzo. Sulle mani o sparo anche a questi! Non ascoltarla, Ellie! Va via da qui! In piedi! Forza! Non provarci, cazzo! Chiudi quella porta! No! Cazzo! Stop! Basta! Getta l'arma! Getta l'arma! No, no. So perché hai ucciso Joel. Ha fatto quello che ha fatto per salvarmi. È colpa mia se non c'è una cura, sono io quella che cerchi. Lascialo andare. Hai ucciso i miei amici. Vi abbiamo risparmiati. E ci ricambiate così. Papà? Papà, andiamo! Perché fai sempre così? Papà! Dove sei? Ci sono. Sì. Ok, come supero la recinzione? Wow, cavolo. Ha funzionato.
1978. Da qui non si passa. Forse posso salire sul tetto. Forza. Così. Ok. Vedo che sei sporca di fango, tesoro. Anche tu, sai? Dove? Proprio lì. Oh. Sai, tutte le volte che sparisci mi fanno un sacco di storie. Andiamo. Si preoccupano per la tua sicurezza. Questo bosco è sicuro. Papà. Abby, so che è passata dietro questa fila di alberi. E? Partorirà a giorni, controlliamo che stia bene e poi rientriamo. Te lo prometto. Basta che facciamo in fretta. Visto? Ci pensa la mia bambina a proteggermi. Come sapevi che ero qui? Owen ha fatto la spia, vero? Ha fatto il suo dovere. Come l'hai convinto a parlare? Ho solo chiesto. Ehi, da un'occhiata. Ah, wow, 1978. Manca nella mia collezione. Puoi tenerla, ma solo se mi prometti che è l'ultima volta. Ok, affare fatto. Sai che non ti credo? Non capisco come mai. Forza, cerchiamo ancora. Papà! Rilassati. Tra poco potrai tornare da Owen. Aspetta, come? Niente. Solo ho notato che siete spesso insieme. Più del solito. Oddio. Da quant'è che lo sai? Sono tuo padre. Noto i dettagli. Per esempio, fate di tutto per non incrociare gli sguardi in mia presenza. Diventate tutti seri. Siete teneri. No, impossibile. E lui ti fa ridere. Solo perché è un cretino. È diventato molto gentile con me. Quindi ti approfitti di lui? Io? Figurati. Abby, guarda. Tracce fresche. Vediamo se c'è qualcos'altro. Aspetta. È un modo subdolo per insegnarmi a seguire le tracce, vero? Non oserei mai. Sta funzionando? Beh, in effetti ti ho trovato. Sì, ma hai barato. Il fine giustifica i mezzi. Wow. Allora mi ascolti. Hai i tuoi momenti di saggezza. Papà, ho trovato qualcosa. Oddio. Ha già partorito. E guarda, due serie di tracce. Papà. È lei. Andiamo. È un brutto segnale. Già, sta soffrendo. Abby. Andiamo. Papà, aspetta. Potrebbero esserci degli infetti. Questa zona è sicura. Sai che si spostano. Sei armata, giusto? Certo. Oh, merda. Abby. Cosa? Oh, Dio. Non
dobbiamo liberarla. È tutto a posto, buona. Calma. Vogliamo aiutarla. Tranquilla. Accidenti. In profondità. Ok, ok. Abby, vieni. Ecco. La tengo ferma. Ok. Ok. La buona. Calmati. Oh. Ehi, Doc, sei qui? Sono qui, Owen. Cosa... Ehi, vieni, tienila ferma. C'è bisogno di te, Owen. Tienila. Avanti. Qui, occhio. Okay. Ce l'hai? Sì, va bene. Avvicinati. Calma. Quasi. Ok. Porca troia. Ti stanno cercando tutti. Dobbiamo... Aspetta! Papà! Che succede? Vieni! Siamo stati bravi. Doc, abbiamo la ragazza. Che ragazza? Quella di cui parla sempre Marlene. L'hanno trovata nei tunnel. Ha un vecchio morso sul braccio. Però non è infetta. È impossibile. La stanno analizzando ora. Serve il tuo aiuto. Papà. Andiamo. Interconnesso al cervello, non abbiamo scelta. Deve esserci un altro modo. È impossibile prelevare un campione senza distruggere l'ospite. L'ospite è una bambina, non è una provetta. Cosa credi che io... Mi è chiara questa situazione. E sei disposto a ucciderla? No, sono disposto a sviluppare un vaccino che salvi milioni di persone. Quante luci sono morte per molto meno? È stata una loro scelta. Vuoi la mia opinione o semplicemente hai già deciso? Sto solo cercando il tuo appoggio. E se fosse Abby? Senti, pensa a ciò per cui abbiamo lottato, a tutti i sacrifici, alle atrocità. Cose che avrebbero un senso con questo gesto. Ma se fosse tua figlia, che cosa faresti? Abby. Ti ho portato la cena. Grazie, tesoro. Senti, Marlene. Fallo. Grazie. Vado a dirlo a Joel. Perché? Hanno attraversato il paese insieme. Lui deve sapere. Allora, buona fortuna. È la scelta più giusta. No. Già. Se toccasse a me, io vorrei che tu mi operassi. Thank you.
ancora dentro l'edificio. Abby, no! Non guardare. Papà! Abby! No! No! Inferno, pendejo. Giuro che ti ammazzo! Wow, 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 che fai? Men! Piazza pulita. No, no, no. Ci interessa lui e basta. Ma è rischioso lasciarli vivi. E chi se ne frega? Ha ragione. Meglio chiudere i conti. Se li uccidiamo, diventiamo come lui. Non hanno nessuna colpa. Sì, guarda la mia faccia. Fanculo la tua faccia. Dovevi sorvegliare il piano di sopra, come ti avevo detto. Spostati. Stai indietro. Calmati. Altrimenti... Stai indietro, cazzo! Stiamo calmi. Jordan! Vuoi spararmi? Basta. Finiamola. Finalmente. Tolgo la chat perché non siete stati bravissimi. Oltre ad aver avuto qualche fulgido esempio di persone che non hanno letto i documenti neanche dell'uno. Gna gna gna, hanno retconnato Marlene facendola diventare buona. Leggetevi i fogli dell'uno, ragazzi. Ma finalmente ora si parla. È il momento. Non di tutto, e non potrò più far apparire la chat perché c'è una cosa che non dovete sapere, non ancora. Ma abbiamo visto un flashback importante. Abbiamo visto un flashback importantissimo, ragazzi. Un flashback che aspettavo da tempo perché l'unico motivo... L'unico motivo per il quale Abby sapeva che cos'è successo a suo padre alle luci è perché ha origliato il discorso tra Marlene e Jerry. Vi ricordate il documento del dottore in The Last of Us 1? Jay era quest'uomo. Ora, escludendo il fatto che a me l'idea di renderlo praticamente uscito dalla custodia delle gocciole bellissimo, perfetto, volto buono, labbra da padre, labbra carnose, e lui è bellissimo, lui è Gesù a livello estetico, e nel tempo libero salva gli animali inferiti. Ora, al di là di questa cosa che preferisco non commentare troppo perché non mi fa così impazzire, ma penso che sia fatta per le persone che non leggono i documenti. Al di là di quello, pensate ad Ellie quando ha visto Abby e aveva deciso di fermarsi e non voleva più che ci fosse morto intorno a lei. Ha detto: è me che ha salvato, è per colpa mia che sono tutti morti e non hanno sviluppato un vaccino. Perché Ellie non ha idea del fatto che lei lo abbia fatto principalmente per il padre, esattamente come Ellie lo sta facendo adesso. Il fatto è che Joel ha anche distrutto le luci e cancellato per sempre il futuro di Abby, che si è ritrovata insieme ai suoi amici a dover necessariamente unirsi ai lupi per sopravvivere. Quindi in realtà non c'è reale chiarezza sui motivi. Ellie non sa davvero la verità, la sappiamo adesso noi. Il fatto è questo. Abby, da quel trauma, per i successivi 4 anni,
4 anni. Non ha fatto altro che vivere in un trauma che l'ha quasi avvicinata alla psicopatia. Non dorme più, fa solo incubi e si è concentrata sul diventare più forte. Per questo è così pompata. Perché allo stadio probabilmente hanno gli strumenti necessari per potersi allenare, visto anche appunto quello che vedremo poi. E per sfogare il trauma si è allenata. Per 4 anni, tutti i giorni, tutto il tempo che poteva. E è per questo che Abby sembra avere il carattere che ha. E non era assolutamente così da piccola, per quanto geneticamente era ben posta, comunque, probabilmente per sviluppare massa muscolare. Il suo rapporto con il padre è molto bello, ma il padre dimostra di essere anche una persona. Quello che fa principalmente quando gli si viene chiesto, no, di immaginare se ci fosse stata Abby al posto di questa ragazzina sconosciuta, tituba, cambia argomento. Perché probabilmente sarebbe stato ipocrita rispondere altrimenti. Le luci sono un'organizzazione complicata e finalmente posso parlarne. Finalmente siamo liberi, finalmente tutto quello che potevo aver dovuto, che avevo dovuto sopprimere prima può uscire fuori. Quello che c'è da dire a riguardo è che persone come Jerry e Marlene, o Marlene, è chiaramente sincero nei confronti della causa, della vocazione delle lucciole, del poter e voler portare la luce al mondo, salvare l'umanità con un vaccino. Loro, specialmente Jerry, proprio in nome del fatto di come si comporta con la figlia e comunque con l'ambiente e quello che a lui ama fare, ossia salvare la vita, non aveva assolutamente dei fini maliziosi o di potere. Così come Marlene, nel suo dolore per quello che sarebbe dovuto succedere, che scrive nei fogli in The Last of Us 1, decide infine di andare a parlare con Joel. Già, il fatto è che è del tutto improbabile che Jerry e Marlene siano l'icona delle luci. Ragazzi, ho fatto rumore apposta. Ragazzi, le luci sono quelle che già in The Last of Us 2 ci hanno dimostrato più volte essere dei mostri contro la Fedra, di chiudere le persone dentro e bruciarle vive, di suicidarsi per quello che le luci stavano diventando. Al di là di quello che probabilmente rende la scelta di Joel qualcosa di ininfluente al futuro del pianeta, ossia il fatto che probabilmente non avrebbero mai potuto sviluppare un vaccino che avrebbe cambiato il mondo, che avrebbe potuto avere uno sviluppo così a macchia da poter cambiare il futuro dell'umanità in tempi brevi, anche se probabilmente avrebbe potuto farlo in tempi più estesi. Il fatto è che, tolta di mezzo magari Marlene e alcune persone buone, le luci, le Fireflies, sarebbero potute diventare un braciere, ma non di luce. Avrebbero potuto utilizzare il vaccino come strumento di potere, di selezione e di scambio. Avrebbero potuto finire in un vortice non di vendetta, ma di avidità e potere. Le luci sono molto complicate. Molto complicate da gestire. Perché in realtà non è così semplice stare da una parte o dall'altra o nel mezzo. È molto molto più complesso, è molto molto più delicata la discussione. Che cosa sarebbe successo però se Joel avesse permesso al dottore di operare Ellie e il vaccino avesse funzionato? Se fosse stato così, forse effettivamente il destino dell'umanità sarebbe sarebbe cambiato. Il fatto è che il motivo per il quale Abby tortura Joel è che lei accumula odio. Accumula odio.
per tutta la sua vita. Per i 4 anni in cui invece Ellie ha vissuto in pace, ma con un suo demone. Beh, abbiamo visto un flashback importante. Ma c'è un'altra parte di questo discorso che faremo prima. I vaccini non si usano sui bloater, i vaccini si usano sulle persone sane per poi non farle infettare. Ma che cosa state dicendo? Ragazzi, non fatemi gioire di aver tolto la chat. Che fa caldo, non riesco. Cioè, quando lo sport... smetti la pubblicità. Ora, ultima parte del discorso prima di passare al gameplay. Ok? Tengo un po' questa musica per una prima parte. Faccio riapparire la chat temporaneamente. Allora, discuteremo di nuovo della tortura di Abby e di tutto quello che comporta. Ne riparleremo a lungo perché ci sarà occasione di farlo. Quello che io voglio voi sappiate però di molto importante è che non avete idea dell'implosione mentale e di gesti, azioni, recensioni. C'è gente che ha smesso di giocare in questo punto e ha messo 0 su 10 su internet. Ci sono influencer da milioni di iscritti che hanno, più o meno tutti quelli che ho visto, tutti, unanime. Non siamo ancora a quella scena famosa, non ci siamo ancora, ma in maniera quasi completamente unanime, proprio completa, hanno tutti smesso di voler giocare. Ah, che merda questo flashback, devo giocare con questa cosa, basta, che schifo, ah bla bla bla, tra She-Hulk, trans, stronzate atomiche e così via, hanno smesso di giocare. Adesso io, al di là di quello che può essere l'apertura mentale e la curiosità di una storia rispetto a queste persone che tra l'altro la recensiscono e fanno critica, una cosa estremamente importante è che in realtà è voluto che tu non voglia avere a che fare con Abby. Io stesso, quando ho visto il flashback, ho fatto cazzo, che figata. Io ho detto che è figata per una ragione che magari non fa parte di tutti, e qui si va nel gusto. Il motivo per il quale ho fatto della mia esperienza un level up quando ho visto che avrei giocato il flashback di Abby è perché io sono stato per tantissimi anni un Dungeon Master. Sono stato un Dungeon Master. Io sono sempre stato estremamente neutrale giocando a The Last of Us e The Last of Us Part 2. Non ho reso Joel mio papà, perché altrimenti non avrei trovato qualcosa di simile nella mia vita, e avevo bisogno del protagonista figo, coatto, buono ed eroico, che mai avrei dovuto mettere in dubbio. Quello che accade dal mio punto di vista, che quando vedo l'altra faccia della medaglia dico cazzo che figata, perché sono stato anche DM, io sono completamente neutrale, e vi dirò questo, e penso che chi non sopporta magari Abby o cose del genere dovrà confrontarsi con me solo alla fine di questa avventura, perché vedete, qui vi farò piacere, anche se andrà interpretato. Ossia, io, fino alla fine di The Last of Us Part 2, non ho mai empatizzato con Abby. Ma non ne avevo bisogno. Non ho mai avuto bisogno di empatizzare con Abby per essere interessato a quello che era l'esperienza e quello che avrei visto tramite questo flashback. Io fino a un certo punto la giocavo senza sentire quello che sentiva lei, ma interessato dell'approfondimento che l'esperienza mi stava offrendo,
un cambio di medaglia quasi. Perché vedete? Ora ne riparliamo. Ora ne riparliamo. Oh sì, sorpresa, giorno uno, si rigioca tutto con Abby, giorno dopo giorno, da capo, eravamo fino ad ora a meno di metà. Chi è blind? Benvenuto in The Last of Us Part 2. Abby è una protagonista. È una delle due protagoniste. Ellie ed Abby. È una protagonista. E avremo tutto il tempo di scoprire il personaggio. Forse, chissà, anche prima che riuscisse ad effettuare la sua vendetta. Anche prima. E... sarà piuttosto... curioso approfondire quello che fondamentalmente è vedere la gestione dei grigi, perché molti giocatori non si sono minimamente resi conto di quello che sarebbe successo se in The Last of Us parte 1 avessimo giocato tutto il tempo Abby e Jerry. Se avessimo giocato Abby e Jerry in un'avventura dentro le luci, dal punto di vista di personalità così buone, piuttosto che da contrabbandiere e così via, terroristi, come alcuni la vedono, probabilmente se in The Last of Us Part 2 si fosse specchiata la storia, noi avremmo odiato e schifato Ellie in maniera terribile. Noi, loro, le persone che hanno bisogno di quel tipo di... Poi è ovvio, in realtà la storia non sarebbe andata esattamente così, perché è naturale che in questo caso Abby ha torturato Joel, Joel ha fatto una sorta di genocidio, ma senza torturare il dottore, senza farlo a pezzi dinanzi a tutti i suoi amici, per sfogare qualcosa che ha martoriato la sua anima. Ovviamente avrebbero dovuto rendere Joel più crudele, e più diretto, perché la storia sarebbe stata diversa. Ora, spero che non ci siano gli scemotti che dicono ma non sarebbe stato esattamente così. Sì, grazie al cazzo, una storia diversa va scritta in maniera diversa. Sto cercando di dimostrare un punto facendo un esempio. E quindi io sto morendo di fame. È un momento molto importante ed è delicato. L'unica cosa che posso dirvi che non va bene all'interno di questa scelta è che rende il gioco un po' troppo lungo e il giocatore tende a voler scoprire cosa succede al teatro, quindi il pacing qua perde un po'. Abby! Tranquilla. Ti senti bene? Sì, è solo... Che succede? Ti ho cercata dappertutto. Ci hanno convocati. Isaac ci vuole al fronte. Cosa? Sul serio?
Temo di sì. Muoviamoci. Partiamo subito. Certo. Vamonos. Ok. Praticamente, quello che succede qui è che Naughty Dog e Druckmann, insieme anche ai suoi collaboratori... Grazie per la stanza ieri notte. Di niente. Chi era hanno stavolta? La cuoca? Voluto! No, la tipa del meteo. È scesa giù dal monte. Ah, la scienziata. Bella. Però è ossessionata dal lavoro. Ha parlato 2 ore di una tempesta e... non lo so. Ne è valsa la pena? Wow! Assolutamente. Chissà quale tempesta, ragazzi. Forse una che arriverà tra 3 giorni? Non troverai nessuna meglio di lei. Io lo penso ogni volta. Il fatto è che Abby, mamma mia, volevate giocare con Joel? Ecco! Il fatto è che Naughty Dog ha voluto che noi giocassimo contro voglia qui, che ci fosse una sorta di scontro. Io, appunto, da narratore o comunque in generale da persona che ha fatto D&D, non ho avuto alcun problema, perché ero già distaccato. Non mi devo immedesimare in Abby per essere curioso del suo punto di vista, no? Altri giocatori invece hanno avuto un brain fart, aneurismi vari e sono implosi, spezzando i CD e facendo cose buffe per fare monetizzazione. Però, anche se quello top. Però, il fatto è questo. Quello che avrebbero potuto fare, e Naughty Dog lo ha già fatto e può farlo tranquillamente, sarebbe stato alternare sia i giorni sia le storie. Perché se The Last of Us... adesso questo la metto in chat perché devo vedere la reazione. Se The Last of Us Part 2 fosse stato, come tutti inizialmente speravano quasi, senza Joel e senza Ellie, perché la storia era perfetta così come era finita, e fosse stata solo su Abby e la sua storia, proprio misteriosa, che incontra magari anche Ellie, incontra Joel, incontra tutti, a un certo punto si dividono e poi la storia va avanti, si separano, passano anni, passano storie, passano eventi, personaggi, impari ad apprezzare Abby, impari a conoscere bene i personaggi intorno a lei, a un certo punto nel finale si scopriva che in realtà il Joel che aveva conosciuto era lo stesso che aveva distrutto la sua vita e boom! Finale, la parte 3 avrebbero tutti amato sia Abby che Ellie perché sarebbe stato il cinecomic in cui le due eroine combattono per l'amore del grande protagonista che tanto abbiamo amato. Ho capito. Lo sanno anche loro. Non era il loro obiettivo, non necessariamente sono riusciti a fare bene questo, ma ne riparleremo al finale. Capite? Cioè, ne riparleremo al finale. Io avessi dovuto fare una storia così semplice, non avrei mai nemmeno agito in maniera così pacchiana. Avrei comunque raccontato Abby meglio. Io sono il primo che avrebbe voluto alternare le cose. Ma non era l'obiettivo. E poi dei risultati ne riparleremo. Però eccoci qua intanto. Eccoci qua. La prima cosa che fanno è farti capire perché può essere muscolosa. La serie, ok, ok. La prima cosa. Signorina Potts. Ciao, Ellie. Anche lei? Non confermo né smentisco.
Io devo parlare con mio padre. Poi mangiamo. Sì, ok. Prendimi qualcosa con piccante. Prendo quello che voglio. Ragazze, questo è lo stadio. Non siamo nel passato, siamo solo 3 giorni fa. Questi sono i lupi. Questi sono i lupi. Stiamo osservando il VLF. Non è così diverso da Jackson per ora. Che culo. Posso recuperare. Mi basta un doppio. Vedremo. C'è questa iena in ginocchio, ok? Sta pregando. Io faccio per legarlo. Felice di vederti. Ah, ciao, stronzo. Ehi, hey, Jordan. Tu vieni con noi al Serevena. Vogliono me e Manny all'avamposto. Che andate a fare al Serevena? Stanno per evacuare l'hotel e la scuola. Recuperiamo provviste e riportiamo tutti alla base. Sul serio? Sì, è assurdo che alla fine siamo costretti a fuggire. Non si può ancora dire. Almeno Lia può rientrare prima dallo studio TV. Esatto, sì. Devo andare. Lotta per sopravvivere. O per morire in fretta. Vabbè, te sei uno stronzo. Comunque lo sappiamo che George Jordan è proprio antipatico. Ha anche puntato la pistola a Owen. È Jack and Dexter. È Jack and Dexter. Sta sempre con lui quando sono di turno. Lui ama te. Ehi, salve. Ah, Abby. Tutto bene? Alla grande. Potresti convincerlo a togliere questo affare? Ah, ci ho provato. Sto bene. Te vedo orribile. Bueno, dobbiamo andare via. Tra l'altro... Pensa tu a lui. La morte di Jesse è impressionante. La morte di Jesse è terribile. È un colpo di pistola istintivo e sarebbe morta Ellie fosse passata prima. Funzionano bene. Sarebbe ovviamente morta Ellie. Non per bambini, cioè forse i primi libri, ma i personaggi crescono nella serie. Poi bisogna vedere se nonostante tutti gli strumenti che hanno qui nello stadio e così via, genetica che non possiamo essere sicuri di, a parte Abby sarebbe stata in grado di avere una muscolatura di questo tipo e mantenerla, però non è così importante. Perché non usano gli incantamenti? Perché la gente ha suspension of disbelief in cose allucinanti, però poi quando gli sta sul cazzo il personaggio ti racconti. No, non ti dico niente. Posso mantenerci destra, no? A me no. Sbaglio. Che si mangia oggi? Burrito. Di nuovo. Ok. Abby, che stai facendo? Ehi, tenemos prisa, dammi 3 burritos. Eh no, mettiti in fila. Che cazzo? Scusami. Rispetta la fila come tutti gli Scusa. Altri. Stiamo andando al fronte. E dai. Che vergogna. Perché ne hai presi 3? Ridanne uno. Ehi, non preoccuparti. Mel verrà con noi. Manny. Mel dove verrà con noi. Perché mi stai facendo questo? Perché vi voglio bene. E sono stanco di queste cazzate. Lei sa che vengo anch'io. Sicuro? Ed è d'accordo? Sì. Perché il tuo sì sembra un no? È solo l'accento. Senti, non fare la paranoica. Secondo me ti diverti a mettermi a disagio. No, è la vostra occasione per lasciarvi tutto alle spalle. Ci saremmo anch'io. Scambiate 2 parole dopo Jackson. Dovrei fare finta che non sia successo niente. Certo che no.
Santo cielo, il potere di quel burrito. Mio Dio, in questo braccio. Santo cielo, Abby. Che cosa, Abby? Oh, santo cielo. Nessuno vorrebbe essere quel burrito, porca puttana. Potrebbe piegare l'acciaio. Guardala, che spettacolo, porca miseria. C'è gente su internet che dice, che fanno i sondaggi. Ma secondo voi, Joel versus Abby, chi vince? Santo cielo. C'è un dettaglio di Abby che ancora non sapete. E la gente dice che vincerebbe Joel, che c'ha 60 anni. La gente non capisce un cazzo. Adesso vi fa... Capirete, ne riparleremo dopo. Parlare e chiarirvi. Anche lei voleva vendicarsi su Joel. Ma lei non è come noi. Non aveva mai visto niente del genere. Ammazza Iene di continuo. Con Joel è stato diverso. Ricorda, noi siamo soldati. Lei è un medico. Abby, siamo una famiglia. Fallo per me, ok? Ci proverò. Non chiedo altro. Esatto, Abby è addestrata al combattimento. Prepara le tue cose, passo a prenderle. Sì. Fai la brava. Crepa. Ricordatevi sempre che l'antibiotico magico, le pilloline e Joe il perforato da parte a parte che sta come una rosa va benissimo. Abby muscolosa è una forzatura patetica perché non è abbastanza fregna. Ricordatevi sempre. Guardate. Scienziata, eh? Guardate lo stadio come lo hanno trasformato. Questo è il VLF. Sono le persone sotto il comando di questo Isaac, particolarmente aggressive, che sono in guerra con gli sfregiati. Toc, toc. Sei pronta? Sì, quasi. Ciao. Ciao. Non sei esonerata dal servizio? Non proprio. Devi solo fare domande. Che gli frega, Isaac? Preferisco rendermi utile, se posso. E Owen è d'accordo? Owen non decide per me. Andiamo a prendere Alice. Ehi. Hey. Meno acida. Un'altra delle critiche anche che ho letto in chat prima da persone particolarmente... è che... Oh, che stupidaggine, mandano una donna incinta in combattimento, era proprio scritto male e così via. Qui hai tre frasi che ti giustificano tutto. Non devi neanche leggere un foglio. Uno. È il mondo post-apocalisse, non gliene frega un cazzo a nessuno. Due, questa è la quarta. Due, non ha chiesto di essere esonerata a Mel. Tre, Isaac è il capo. Avete visto cosa scrive, come agisce, cosa pensa. Non sappiamo ancora come è fatto come persona vera e propria, ma abbiamo avuto una mezza idea. Quattro,
vuole rendersi utile, e di certo non saranno il VLF, le persone della VLF a dirle no, tu non puoi. Ma dai, ragazzi, ma che storia pensate di star vivendo? Cioè, non è la pimpa, fondamentalmente. Cerca di essere quanto più grounded e realistico possibile nei suoi limiti. Cioè, Mel è una persona un po' particolare e fa una scelta poco intelligente. Oltre al fatto che non sta male come Dina. Donne diverse che vivono diversamente alcuni status fisici, ok? L'unica cosa che, insieme al pacing un po' spezzato, che io trovo un problema, non funziona, è il costruire reale empatia con personaggi che sai già morti. Ed essendo già morti, è difficile preoccuparti per loro. Sai che non moriranno e sai come lo faranno dopo. E secondo me questa cosa non è stata una buona idea. Drachman. Mel, però, grazie ai testi che abbiamo letto prima, è probabilmente competente in medicina, perché veniva allenata, addestrata da Jerry. Perché ti hanno richiamato? È solo un cambio di sede, tranquillo. Quando sei lì, puoi passare da mio padre. Sta... non lo so. Peggio. Colleziona monete. Si lamenta di... anche lei è un po' nerd. Non regge neanche le posate. Forse deve aumentare gli antidolorifici. E infatti, come dite in chat, la gente, i suoi amici si preoccupano per Mel. Però lei... mie. Vuole cagare il cazzo, Abby. Sono forte anch'io, Tsuki. Trasferiti alla 96. Sì, mi piace. È piena di famiglie giovani. Guardate che spettacolo è diventato lo stadio. Hanno costruito persino pale eoliche. Cioè, è incredibile. Siete emozionati? Per il bambino? Vedere tutti quei ragazzini? Sì, mi sto preparando. Tra un attimo te ne porto ancora. Quando arriva la prossima. Pianti casa, e strilli? Tra un'ora. Owen sarà impazzito. Non l'ha ancora vista. È fuori in missione con Danny. Danny? Cavolo. Povero lui. Già. In questo momento Dina ed Ellie stavano passeggiando per l'open world, diciamo, per l'open map. Questi sono i cani da guardia che utilizzano nelle ronde e contro le iene. È dentro a giocare. Grandioso. Abby, la prendi tu? E la portano fuori per fare la missione. Fa proprio parte della loro struttura militare utilizzare i cani addestrati per combattere. Preferita. Hey. L'unica che ti sopporta. Non essere gelosa. Credo che questo... andiamo ai camion? Lo conosciamo. Ha attaccato L. Quel cane è quello dell'acquario. È quello dell'acquario. Oltretutto, un'altra delle cose che viene discussa in quelle... chiamiamole argomentazioni, è che qui io sono... un
non entusiasta della scena con la zebra, per quanto voglia più che altro parlare del rapporto tra i due che non di Jerry nei confronti della bontà da Mulino Bianco, però in realtà questo tipo di interazione con il cane non è un metodo manipolatorio, manipolatori, io non empatizzo perché mi fate fare le cose dolci con Wishy Hulk, è una stronzata. Semplicemente questa è la giornata tipo di Abby all'interno del WLF, anche dopo quello che ha fatto, e sarà molto importante vedere cosa succede e come questo può cambiare. È incredibilmente importante. Sarebbe stato invece molto peggio rimuovere interazioni che sarebbero state naturali da raccontare all'interno di una sceneggiatura di un'altra fazione, l'altra parte della medaglia, anche a livello di mondo di gioco, ossia quello che è fondamentalmente il WLF rispetto a Jackson e le Iene. Qui non cercano di farti sembrare Abby è buona ed Ellie è cattiva. Anche Ellie accarezza il cane all'inizio, ve lo siete dimenticati? Bestie! Ora però lancio la palla perché penso che io sia stato veramente... Mazza, che bella animazione. Allora. Ok, visto che hai chiesto per favore. E hai anche aspettato molto. Beh, orso. Peace. Was never an option. No, no, non posso farlo. Oddio, che bello che sei! Oddio! Oddio! Oddio, guardalo! Oddio! Oddio, orso! 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 Vai, orso! Prendi la palla. Orso! Sveglia! Oh, sì! Oddio, orso! Ancora, ancora! Orso! Oh, sì! Dai, a rimbalzo, orso! Orso, a rimbalzo difficile! Rimbalzo difficile, eh! Orso, rimbalzo! Vai! Bravissimo! Sì! Bravo! È bello, sei! Oh! Oddio. Oh sì, ancora un'altra! Allora! Ce la fai? Orso, questo è difficile, eh? Orso, questo è difficile, eh? Abby, non fare cazzate! Abby non sbagliare perché qui si spezza il cuore di orso. Sì, Abby, treno! Le avrebbe mancato. No, scusa, devo andare, orso. Sei bellissimo. Ti lascio la palla, non posso. Però ti posso accarezzare, no? E vieni qui. Chi è il più bravo? Sì. Perlomeno fino alla bomba di Ellie, dai. Molotov, bomba, fucile, non mi ricordo, macete, non ricordo, però a dopo. In bocca al lupo. In bocca al lupo. Eri con Gianni ieri sera? Ebbene sì. Sporcaccione. Che ci fai in città? Qualcosa per Isaac. Vive isolata per freccia lavoro. Esplosiva anche. Guarda che a lei piace. Chiedile dei cumulonimbi. Se non altro non deve combattere. E ti sembra un vantaggio? Io starei volentieri in città. Ehi, a curare le famiglie. Ehi là. Senza guerra non si vive. Non credo. Io impazzirei. Ciao, Pat. Ehi. Ehi, Pa, dammi il solito. Gli ordini. Gracias. Che camion ci sono? Prendi l'S24. Guido io. Tu firma. Pendejo. Grazie. Lotta per sopravvivere. O per morire in fretta. Allora. Allora, voglio interrompere qui perché da ora in poi si giocherà fitto, ci saranno molte meno pause. Le parti importanti da analizzare le abbiamo superate tutte e ce ne vorrà un po' prima di arrivare alle prossime che occupino quel tempo e quel peso. Si potrà essere molto più soft per un po' di tempo e sappiate che io dovrò stare molto attento perché dovrò cercare di trasmettervi anche la neutralità nei confronti di Abby che avevo in blind, quando in realtà, penso che questo valga per molti di voi che lo avete giocato una seconda volta o lo state guardando con me la seconda volta,
Sono molto più contento di giocare con Abby adesso, perché ho una consapevolezza diversa e ho molta meno curiosità di quello che succede. Ma la curiosità di sapere quello che succede, magari ad Ellie, piuttosto che a Abby, perché all'inizio non avevo nessun rapporto con lei, è qualcosa che danneggia il gameplay con essa, perché devi avere un qualche tipo di completa separazione dalla trama, che non è neanche una buona cosa inizialmente. L'hanno gestita in maniera imperfetta. Questa cosa è super imperfetta, è decisamente un problema, però allo stesso tempo non rimuove quasi nulla a livello dell'opera finale. Qualcosa di più personale del giocatore rispetto a quello che è il valore del gioco e di quello che arriva a fare dopo. Voi non avete idea di cosa vi aspetta e voglio dirvi una figata pazzesca che secondo me a chi è blind farà venire i peli dritti. Partendo dal presupposto che noi giocheremo Abby con calma esattamente come abbiamo giocato Ellie, e mi scuso se la discussione sulle luci, su Abby, sullo cambio, sul cambio di personaggio, sullo switch di storia sia stata imperfetta, perché a differenza di qualche live scorsa mi sento un po' mediocre nel modo in cui ho discusso con voi. Ho sprecato troppo tempo, ho giocato meno di quello che volevo, volevo arrivare comunque qui, ma in meno tempo e con discorsi più sintetici e chiari, quindi mi dispiace. Però spero di essere stato perlomeno chiaro nei punti in cardine della discussione. C'è una cosa che voglio dirvi e che riguarda anche un burst creativo veramente, veramente figo del lavoro di Naughty Dog qui. Abby ha appena preso un mitragliatore. A chi è blind dico questo. La parte giocata di Abby che ci spiegherà come e perché arriva al teatro quella notte e tutti i dialoghi che abbiamo sentito su di lei troveranno un contesto, ecco, ha un umore, mood e non gameplay inteso come, ok, ma gameplay inteso come livelli, stile, ritmo ed eventi completamente diverso rispetto a The Last of Us Part 2 fino ad ora. Completamente diverso. Non avete idea. Non avete idea. Abby è un soldato addestrato in una guerra spietata con altri esseri umani. E è forte. Così come lo sarà la sua storia. Molto più di quella di Ellie. Ne riparleremo. Alla prossima, ragazzi. Domani.